Benvenuto Presidente, sulle fonti TV, il format dedicato all'elezione del Presidente della Repubblica, un'elezione che, come già si sapeva, sta andando un po' per le lunghe, che poi relativamente perché nella storia dell'elezione dei nostri Presidenti della Repubblica ci sono voluti ben più di 4 giorni, spesso per eleggere appunto i capi dello Stato, però questa volta diciamo la partita è ancora più complicata dal fatto che restano sempre in gara, mettiamola così ovviamente senza ridurre l'argomento a qualcosa da discussione da bar, però insomma questo è il punto, è restato in gara, resta ancora in gara Draghi, il nostro Presidente del Consiglio, che se dovesse andare al Quirinale chiaramente farebbe scattare un sacco di meccanismi proprio per la stabilità del governo, la tenuta del governo e l'eventuale nuovo nome che dovrebbe prendere il suo posto, quindi una partita sicuramente ancora più complicata da questo. Resta ancora in gara anche Mattarella, l'attuale capo dello Stato. Secondo qualcuno sarà proprio lui a prendere le redini della situazione e a salvare in corner, diciamo così, una politica che si è presentata a questo appuntamento con le idee poco chiare. Continuano i dialoghi tra i partiti, peraltro è uscita una notizia per cui oggi siamo al quarto giorno di votazione, manca ancora l'intesa perché appunto, come detto, i colloqui sono proseguiti nella mattinata di oggi e pare che il centrodestra si asterrà dalla votazione, quindi non voterà scheda bianca, come è stato fatto principalmente nei giorni precedenti, ma si asterrà proprio dalla votazione. Oggi, peraltro, è la prima votazione con maggioranza assoluta e alle 11 comincerà la chiama. Intanto io saluto Gianfranco Fabi, editorialista economico, che comincerà a parlarne con me. Gianfranco, ben trovato, grazie per essere Grazie qui. mille, buongiorno, Buongiorno. buongiorno a quanti ci ascoltano. Ciao Gianfranco, allora, beh, l'ultima notizia è quella dell'astensione del centrodestra, centrodestra che sta un po', partiamo da qui, poi facciamo dei passi indietro, che sta un po' rivendicando la sua posizione, no? Per la decisione del nome da proporre per il Quirinale. È una mossa sbagliata secondo te? Cioè, perché, mi spiego meglio, si riduce tutto a un mero gioco politico, mentre invece idealmente l'elezione del Presidente della Repubblica non dovrebbe essere questo? L'elezione del Presidente della Repubblica dovrebbe essere l'espressione dell'unità nazionale e quindi andare al di là degli schieramenti di parte. Peraltro la politica però gioca un ruolo di primo piano e quindi siamo un po' nel campo dei paradossi e delle contraddizioni in questa fase che si è aperta con molta difficoltà. E peraltro certamente la mossa del centrodestra di rivendicare una primogenitura, cioè di rivendicare il fatto di dover essere lei in questa fase a proporre un nome, poi dopo un nome che dovrà essere votato anche dagli altri perché comunque il centrodestra non ha la maggioranza, è certamente una mossa un po' temeraria, anche perché i numeri parlano chiaro, i numeri dicono che i due schieramenti sono essenzialmente equivalenti e quindi non c'è una prevalenza dell'uno rispetto all'altro. E quindi avrebbero dovuto fin dall'inizio, ma fin dall'inizio dico fino da qualche settimana o qualche mese fa, cominciare a discutere seriamente. Invece non c'è stata nessuna discussione, non c'è stato nessun confronto, c'è stato un blocco per giorni e giorni attorno alla possibile candidatura di Berlusconi e che poi si è sciolta solo 24 ore prima dell'inizio delle votazioni. E questo in fondo ha bloccato tutto e questo in fondo non ha messo in luce, diciamo così, la serietà della coalizione di centrodestra, perché per cercare una candidatura apprezzata da tutti avrebbero dovuto discuterla appunto fin dall'inizio e ripeto, fin dall'inizio vuol Sì. dire molto prima dell'inizio delle votazioni. Quindi siamo in una fase in cui adesso si cerca di recuperare tempo con delle mosse tattiche, con delle mosse appunto di cui si ha notizia fino a un certo punto, perché molto si muove nelle segrete stanze della politica e ogni tanto spunta qualche nome, ogni tanto c'è qualche francotiratore che l'impallina subito e quindi ci Vero. troviamo in una situazione in cui tra l'altro gli stessi partiti hanno difficoltà e con la mossa del centrodestra di oggi di astenersi dimostra in fondo una certa debolezza, perché uno dei dati della terza votazione, quella di ieri, è stato gli oltre 100 voti per Mattarella. Ecco, da dove vengono questi voti per Mattarella? È vero, hai ragione. Questo è, infatti, stavo arrivando proprio a Mattarella, mi hai anticipato di un secondo. Io ti stavo chiedendo se secondo te sarà alla fine lui a dover risolvere la situazione e hai capito cosa intendo, che alla fine, suo malgrado, perché si era già Certo. tirato indietro, accetterà di proseguire nell'incarico. Però, insomma, questo sarebbe un po' deprimente, anche perché
perché vorrebbe dire che la politica non sa decidere, lo abbiamo detto, e soprattutto che non si trovano altri nomi di rilievo nel nostro paese. Insomma, è abbastanza appunto deprimente per noi. Appunto, Mattarella, la figura di Mattarella, analizziamola un po'. Chi l'ha votato secondo te? È difficile dirlo, mi rendo conto. Ma i politologi dicono che l'ha votato in maggioranza una parte dei 5 Stelle, che hanno, i 5 Stelle hanno una preoccupazione essenziale, è quella che non cada il governo, non si vada ad elezioni anticipate, si arrivi fino alla scadenza del naturale della legislatura e quindi all'inizio dell'anno prossimo. Ecco, la Mattarella sarebbe una continuità e quindi con Mattarella presidente Draghi resterebbe presidente del Consiglio e sicuramente, salvo appunto complicazioni sempre possibili, però sarebbe molto più facile arrivare alla fine della legislatura e quindi completare la legislatura con un altro anno con i parlamentari seduti nella loro poltrona del Parlamento. E questa è quindi è quella l'indicazione. I 5 Stelle sono quelli che ambiscono di più a questa prosecuzione dell'esperienza Mattarella-Draghi. D'altra parte c'è invece chi vorrebbe un cambio completo e questo è rappresentato dai voti che ieri ha avuto Crosetto, molto di più di quelli di Fratelli d'Italia, questo dimostra appunto Crosetto è un po' il nome simbolo di chi vuole invece andare a un nuovo presidente e ad elezioni anticipate, allo scioglimento del Parlamento. Quindi abbiamo un po' questi due fronti politici trasversali rispetto agli schieramenti, diciamo così, ufficiali, centrodestra e centrosinistra, tra chi vuole le elezioni anticipate e chi invece vuole mantenere la poltrona, chiamiamola in un certo senso così. Ecco, direi che la maggioranza dei parlamentari è in questa seconda classe, tutti vorrebbero restare ancora un anno nel loro posto, proseguire nell'esperienza del governo cosiddetto di unità nazionale con Draghi presidente del Consiglio, questo, ecco, con un altro presidente della Repubblica rispetto a Mattarella non sarebbe così scontato. Ecco, diciamo che tu hai usato la parola continuità, più che mai la continuità sarebbe garantita ovviamente con Mattarella al suo posto e Draghi al suo posto, troppo semplice però mi verrebbe da dire. Allora, ovviamente viene da sé che la domanda che vediamo in sovrimpressione è garantito che oggi non ci sarà fumata bianca, cioè anche oggi non succederà nulla. Ti chiedo prima questo e poi andiamo anche ad analizzare un altro retroscena che è spuntato ieri sera, che ci porta a parlare di un altro personaggio, di un altro profilo, ma ci stanno dicendo appunto i nostri politici che il tutto avverrà domani. Allora, ricordiamo che oggi è la prima chiama e il voto con maggioranza assoluta, però oggi di fatto secondo tutti non succederà niente, anche perché non c'è intesa, poi il centrodestra si astiene, quindi i conti sono presto fatti. Domani però insomma potrebbe succedere invece il miracolo, ma è un po' bizzarra anche questa cosa. Tu credi che nel giro di 24 ore nemmeno davvero si scioglieranno tutti i nodi? Domani avremo il nome del presidente? Ma è possibile, forse non probabile, ma è possibile, perché per fare un incontro, per fare un'alleanza, per fare un accordo bastano 5 minuti, volendo fare l'accordo. Sì, Quindi, sono d'accordo con te, ma mi sembrano molto distanti le visioni, no? delle parti politiche. Sì, sono distanti anche perché, per esempio, le dichiarazioni di Salvini di questa mattina continua a rivendicare il fatto che ci deve essere un esponente non di centrodestra ma comunque riferibile al centrodestra, perché per la prima volta, lui dice per la prima volta, anche se che questo è sbagliato perché Einaudi era un presidente liberale e peraltro anche monarchico e quindi di centrodestra e quindi c'è stato anche un presidente di centrodestra anche se 70 anni fa, insomma. Però ecco, comunque Salvini rivendica il fatto che il centrodestra questa volta possa o debba esprimere il presidente, non, magari non appunto immediatamente riferibile allo schieramento, ma comunque collegato in qualche modo al centrodestra. Ecco, se è fermo su questa posizione, allora è difficile, salvo che non si trovi appunto, e per quello si fa il nome di Pier Ferdinando Casini, che è stato del centrodestra, è stato del centrosinistra, è stato del centro, e quindi è stato un po' dappertutto, ed è
quindi è una bandiera utile per tutte le stagioni, però indubbiamente sarebbe una figura, con tutto il rispetto e con tutta la dignità che ha, che è il vero politico disposto a tutto pur di conquistare qualcosa, e quindi in questo senso non sarebbe una gran bella figura di avere una forte figura istituzionale al centro della politica, al centro delle istituzioni in questo senso. Non dimentichiamo che il Presidente della Repubblica è al di sopra delle parti, e quindi c'è un po' questo paradosso che la politica vuole riconquistare spazio, vuole riconquistare il fatto di essere appunto protagonista della gestione del potere, ma lo spazio della politica è soprattutto del governo. E quindi il fatto di voler mantenere Draghi a capo del governo, quindi un tecnico di sopra della politica, vuol dire che in certo modo la politica rinuncia a fare politica e vuole mettere invece un politico alla presidenza della Repubblica, dove ci vuole qualcuno che è di sopra delle parti. E questo è un po' il paradosso della politica, la contraddizione attuale di queste forze, tra l'altro appunto la situazione è resa più complessa dal fatto che manca un anno alla fine della legislatura. Manca un anno all'entrata in vigore, cioè con la fine della legislatura entra in vigore la riforma costituzionale che riduce il numero dei parlamentari e dei deputati e dei senatori, quindi è un cambiamento sostanziale degli equilibri politici. Ecco, queste contraddizioni, questi paradossi rendono tutto più difficile. Eh no, assolutamente, infatti vabbè, con un sorriso diciamo per quello che non si vuole anticipare la chiusura della legislatura, no? E con lo spostamento di Draghi, e qui voglio arrivare proprio alla figura di Draghi, ci sarebbe un alto rischio, oltre che, e non è questo il rischio più grande, il fatto che ovviamente quando c'è un cambio di governo poi c'è inevitabilmente un periodo di caos, e in questo momento l'Italia, come altri paesi, non se lo può permettere. Allora, seconda domanda che ti faccio, che vediamo comparire anche in sovrimpressione: Draghi rischia di diventare da eroe, no? Colui che vogliono, che hanno sempre voluto tutti, appunto lo dicevamo, colui che ci ha permesso anche di guadagnare fiducia a livello internazionale, rischia di diventare un antagonista, perché insomma qualcuno, insomma, in questo momento è messa talvolta un po' ai margini la sua figura. Forse ci aspettavamo di vederlo davvero il protagonista di queste elezioni, cosa che non mi sembra essere, non so se tu la pensi diversamente. No, è vero, diciamo che la politica non apprezza personalmente Draghi. Draghi è uno strumento utile in questa fase, è stato uno strumento utile per superare un momento difficile, un momento in cui il governo sembrava incapace di muoversi di fronte alla realtà di emergenza, la realtà della pandemia che stava crescendo, la realtà finanziaria che richiedeva appunto una spinta forte per l'avvio del piano nazionale di rilancio e resilienza, quindi per utilizzare i fondi europei. Draghi è stato fondamentale in questo per rimediare a una mancanza della politica. Ora la politica è un po' invidiosa verso Draghi, perché Draghi ha occupato un posto che la politica non ha saputo peraltro occupare a suo tempo, e quindi in qualche modo lo vede un po' con distacco, e quindi diciamo che lo vede più comodamente a Palazzo Chigi, al capo del governo, che faccia un po' quello che si dice tra virgolette il lavoro sporco, che porti avanti appunto le riforme, che si metta in atto appunto tutte le procedure necessarie per avere i fondi europei. Però Palazzo Chigi, il governo è un incarico in fondo provvisorio, il governo può cadere a un primo stormir di fronte, quando un partito, abbiamo visto appunto nella primavera scorsa, quando Renzi si è staccato, il governo è caduto, quindi è una posizione molto condizionata e condizionabile. Mentre portarlo al Quirinale sarebbe metterlo lì per 7 anni al riparo dalle crisi politiche, e quindi la politica è un po' preoccupata di questo, che una personalità forte, una personalità in fondo che servirebbe all'Italia dei confronti internazionali, perché darebbe un prestigio all'Italia sicuramente che l'Italia può avere e può difendere anche a livello di Unione Europea. Non dimentichiamo che i prossimi mesi saranno fondamentali anche per rivedere le regole di fondo dell'Unione Europea, il patto di stabilità e crescita, che va profondamente rivisto. Sì. Ecco, però Draghi al Quirinale starebbe lì per 7 anni e ovviamente sarebbe molto meno condizionabile la politica. Per questo i politici sono preoccupati dalla possibilità che Draghi possa diventare Presidente della Repubblica. Però in questa fase,
tantissimo dalla tabula rasa, senza tener conto dei paradossi e delle contraddizioni che dicevamo prima, Draghi sarebbe la scelta più naturale in questa fase. Ecco, infatti, c'è chi ironizza un po' sulle questioni più prettamente politiche. Maria Luisa scrive: meno male che il presidente è al di sopra delle parti, è ironica ovviamente, e poi dice alla larga, non so da che cosa, ma insomma penso da questi giochi di politica, insomma, che si stanno facendo, però di fatto è così, dobbiamo metterci il cuore in pace e sì. Poi si spera che possa uscire un nome che quanto più possa rispettare, insomma, l'opinione di tutti, cosa che deve fare necessariamente il Presidente della Repubblica, ma intendo dire anche a livello di curriculum, no, personale. Poi dobbiamo però attendere le decisioni dei partiti, perché finché l'elezione sarà in Parlamento, a voto segreto peraltro, sarà così e non possiamo farci nulla, mi spiace, ma purtroppo dobbiamo alzare le mani. Altro tema, il cerchio sembra stringersi appunto intorno ad alcuni nomi, caro Gianfranco. Ieri pomeriggio è spuntato il nome di Sabino Cassese, perché è uscita un'indiscrezione del Foglio, secondo cui ci sarebbe stato un incontro tra Matteo Salvini e il costituzionalista proprio a casa di Cassese. Poi Salvini ha smentito, o meglio fonti della Lega hanno smentito. Invece io ho guardato un po' sui social questa mattina, il direttore Cerasa del Foglio ha scritto: altro che smentita, c'è stato veramente questo incontro. Ecco, è spuntato anche questo nome. Cosa ne pensi? In sovrimpressione leggiamo anche questa sorpresa Belloni, in realtà il nome è stato fatto fin dall'inizio, poi è un po' evaporato e adesso rispunta. Insomma, è un cerchio che diventa più piccolo, ma che lascia ancora tante ampie possibilità. Sì, indubbiamente. Il problema di fondo è che sono tutti nomi, Sabino Cassese, Ronald Belloni, di grande dignità, di grande capacità. Cassese ha una lunghissima esperienza come professore, come giudice costituzionale, della Corte Costituzionale, appunto, ha un'età abbastanza avanzata per pensare che magari possa essere una scelta, diciamo così, non per 7 anni, ma che poi tra qualche anno potrà anche decidere di lasciare la carica ad altri, ecco, quindi potrebbe essere anche una scelta un po' strumentale, anche se appunto io auguro ovviamente a Cassese una lunga vita, e peraltro è nonostante l'età, che ha oltre 80 anni, comunque è sempre di una dinamica e di una capacità anche appunto nei suoi interventi, nei suoi discorsi, nei suoi libri, nei suoi articoli, una grande lucidità e una grande capacità di critica. Quindi sarebbe una scelta sicuramente, indubbiamente, adatta alle circostanze, così come la Belloni, che è capo dei servizi segreti, una lunga carriera diplomatica, meno conosciuta indubbiamente, perché ha sempre svolto la sua attività un po' in secondo piano, un po' in sala macchine più che sul balcone, quindi più che con grande visibilità, comunque anch'essa ha una grande capacità. Il problema di queste candidature sono candidature che bisogna capire dove nascono e dove vogliono arrivare, che cosa sono collegate, perché di fatto sia l'uno sia l'altra avrebbero comunque una capacità di essere al di sopra delle parti, questo è indubbio. Cassese non se la fa raccontare da nessuno, e quindi sicuramente come profilo, diciamo che rispetterebbe quel parametro fondamentale, ecco. Sì, sarebbe un, diciamo, un Mattarella 2 in fondo, perché ha un excursus forse meno politico, perché Mattarella ha avuto un passato anche da politico, mentre Cassese ha avuto più un passato da professore e poi da giudice della Corte Costituzionale, e quindi in un certo senso però ha proprio la figura e anche un po' l'età, mi pare, che simile a quella di Mattarella, e quindi sarebbe una figura molto simile, anche se ovviamente se viene eletto Cassese dobbiamo pensare che venga eletto per 7 anni, non si può dargli un mandato limitato. No. Lui non ha mai detto nulla su questo, sul fatto di poter essere candidato alla presidenza, però non ha fatto mancare, basta leggere i suoi ultimi articoli, le sue critiche anche forti verso il sistema politico, soprattutto verso l'incapacità del sistema politico di riformarsi e di riformare la macchina dello Stato, cosa di cui
ci sarebbe un grande bisogno. Ok, poi invece, se vediamo anche l'altro titolo, ci riporta ad altri nomi, insomma, tra cui Casini, che abbiamo già citato. Vabbè, Draghi abbiamo già citato, Mattarella l'abbiamo già citato per ovvie ragioni. Ecco qui il quarto nome, Casellati. Parliamo di Maria Elisabetta Alberti Casellati, la presidente del Senato, seconda carica dello Stato. Mi sembra che però contro di lei ci sia un po' un muro da parte di più. Cioè, insomma, poteva essere forse per qualcuno il nome giusto, per qualcuno anche perché è donna. Anche se poi, vabbè, insomma, è molto riduttivo, no, dire perché è Certo. donna, ma no, io lo dico, lo specifico senza, non perché non sarei contenta, però non deve essere quello il parametro, insomma, deve essere tutt'altro. Ma però, insomma, invece sembra che, vabbè, Letta ha detto chiaramente che non era il nome adatto, anche i giallorossi, insomma, scusate, il Movimento 5 Stelle mi sembra che non siano per la quale. Ecco, non credo sia nella rosa, o reputi che possa essere ancora in gioco. No, non dovrebbe essere più in gioco perché è stata in qualche modo sussurrata dal centrodestra come ipotesi per rompere un po' l'alleanza, però per forzare la mano, perché la strategia era quella di presentare, di votare la Casellati da parte di tutto il centrodestra, quindi compreso Fratelli d'Italia, che adesso è l'opposizione del governo, cercando di raccogliere anche voti soprattutto dal Movimento 5 Stelle. Movimento 5 Stelle che non dobbiamo mai più considerarlo come una cosa unitaria. Il Movimento 5 Stelle è fatto di tante parti, possiamo dire di tante fazioni in un certo senso, e quindi c'è una quota del Movimento 5 Stelle che è insofferente verso Draghi, che è insofferente verso l'alleanza di governo, che è insofferente verso il Partito Democratico, che guarda più con nostalgia il governo quando c'era la Lega, l'alleanza tra Lega e 5 Stelle. E quindi era partita questa ipotesi Casellati pensando ad un accordo appunto tra il centrodestra e una parte del Movimento 5 Stelle, cosa che sarebbe stata sufficiente perché il centrodestra mancano una cinquantina di voti per avere la maggioranza, ma peraltro anche al centro-sinistra. E quindi sarebbe stata una ipotesi possibile, però indubbiamente avrebbe rotto completamente gli attuali accordi che stanno alla base del governo. E quindi c'è stato ieri un intervento di Enrico Letta molto preciso dicendo se va avanti questa ipotesi Casellati si rompe tutto e tutti andiamo a casa veramente perché Casellati può diventare Presidente della Repubblica, ma il governo un minuto dopo si dimette, è difficile che si possa fare un nuovo governo senza Mario Draghi con l'attuale maggioranza e quindi si va alle elezioni anticipate a Pasqua. Come per festeggiare in maniera diversa questa festività. E quindi, in un certo senso, l'ipotesi Casellati è un'ipotesi istituzionale perché è la seconda carica dello Stato, l'hai detto prima, e quindi in molti casi, quando ci si trova in difficoltà, si fa un po' a guardare Eh vicino, cioè, sì. vicino a questa carica, vicino alla Presidenza della Repubblica, se la seconda carica è la Presidente del Senato, poi c'è il Presidente della Camera e così via. Ecco, già altre volte ci si è trovati di fronte a ipotesi per il rotto della cuffia, per esempio quando c'è stato l'attentato a Falcone e Borsellino, ricordiamo, c'erano in corso le votazioni per la Presidenza della Repubblica e c'era appunto, bisognava scegliere una personalità nel giro di un giorno e c'era da una parte Merzagora, Presidente del Senato, dall'altra Scalfaro, Presidente della Camera. C'erano molte aspettative perché venisse eletto il Presidente del Senato, ma invece la politica scelse Scalfaro, che era il Presidente della Camera. Ok. Allora, intanto confermiamo che oggi il centrodestra partirà tra poco la chiama, proprio tra 3 minuti. Anzi, insomma, vabbè, non succederà niente, però tra poco magari se riusciamo anche a vedere le immagini, ma ti devo salutare. Quindi comunque alle 11 parte. Il centrodestra, ripeto, oggi si asterrà. Movimento 5 Stelle, Partito Democratico e LeU, Liberi e Uguali votano scheda bianca. È inutile che la facciano sta votazione, cioè lo dico con un sorriso, no? Perché tanto voglio dire, staremo lì comunque a guardare tutto il giorno, ma si sa già come andrà a finire. Il più sarà capire, cosa che non potremo fare perché tutto rimane un po' segreto, davvero cosa porteranno i colloqui di oggi, che saranno veramente centrali. Ma ci potrebbe essere la sorpresa della tornata, cioè arriverà un nome che non è mai stato fatto, secondo te, Gianfranco? Ti chiedo questo e poi appunto ti saluto. Ma fare previsioni è facile, indovinarle è molto più Lo so, ma noi difficile. infatti stiamo facendo molta fantapolitica in questo momento, mi rendo conto, no?
Ma mi pare che forse la sorpresa maggiore sarebbe se i partiti si mettessero d'accordo per puntare su Mario Draghi, Presidente della Repubblica. E Ma tu. sarebbe un atto di coraggio da parte dei partiti e sarebbe infatti la possibilità per la politica di riprendere il suo posto. Dovrebbero capire questo, che Draghi, Presidente della Repubblica, darebbe spazio alla politica che potrebbe riprendere in mano la gestione del potere, potrebbe riprendere in mano in prima persona e non attraverso appunto un governo tecnico, riprendere in mano come dovrebbe poter fare, anche se purtroppo non sa fare. Riprendere in mano la gestione di un paese che ha bisogno di essere gestito, ha bisogno di essere riformato, di essere cambiato, di essere motivato, ritornare ad avere fiducia. Questo la politica dovrebbe capirlo. E Draghi, Presidente della Repubblica, potrebbe essere un passo in questo senso. Ma Ma visto che c'è un messaggio di Ugo che scrive, a parte che se Ugo dice Mattarella è di centrosinistra altro che super partes, ma poi dice meglio elezioni anticipate finalmente. Ma tu se Draghi andasse al Quirinale vedresti meglio elezioni anticipate, come dice Ugo, finalmente ci vorrebbero, o preferiresti un governo tecnico, insomma una continuità magari anche con l'aiuto di Draghi, no? Che potrebbe dare le indicazioni, diciamo così, per il nuovo governo, tra virgolette, perché poi rimarrebbe tale quale, tranne la sua figura, eventualmente qualche ministro se dovesse cambiare ruolo, insomma. Ma indubbiamente non è detto, non è una cosa naturale che un'eventuale nomina di Draghi a Presidente della Repubblica porti con sé le elezioni anticipate. E il governo, ovviamente, con un rimpasto, con un nuovo Presidente del Consiglio, può tranquillamente andare avanti se i partiti vogliono che il governo vada avanti, magari con un ruolo maggiore dei partiti all'interno del governo, con una maggiore responsabilità, ma una responsabilità che deve essere una responsabilità costruttiva, una responsabilità dinamica. Non una responsabilità per avere il diritto di veto su qualcosa. Quindi, in un certo senso, la nomina di Draghi potrebbe dare appunto spazio alla politica e poi andare alle elezioni anche alla scadenza naturale l'anno prossimo. E allora a quel punto ci sarà veramente la verifica della realtà di un paese che sta profondamente cambiando anche dal profilo delle appartenenze e del riconoscimento politico. Per adesso navighiamo un po' tra i risultati delle vecchie elezioni, ormai di 4 anni fa, con un paese diverso, e i sondaggi che però valgono quello Ah che sì, valgono. assolutamente sì. Allora, intanto Gloria, Rita, ma allora sorrido perché i messaggi che arrivano sono molto ironici. Questo anche a dimostrazione del fatto che forse la politica non viene più presa sul serio e come dici tu sarebbe ora che ci fosse un cambio, no? Proprio radicale. Allora, Rita Pavone, la pappa col pomodoro. Non so se vuole segnalare un eventuale Presidente della Repubblica, ma, insomma, perché sai che si fanno nomi bizzarri, o se vuole, insomma, prendere in giro lo spettacolino a cui stiamo assistendo. Comunque, detto questo, noi attendiamo a questo punto la giornata di domani. Io ringrazio Gianfranco Fabi per essere stato con me. Ti lascio a questo spettacolo perché ora inizia, sono le 11 in punto, quindi parte la chiama. Grazie Gianfranco. Siamo solo spettatori. Grazie mille, alla prossima. Già, così pare, anzi, così è. Grazie Gianfranco, grazie.